Santo Spirito di Dio, vieni a riempire i nostri cuori. Vieni perché Dio Padre, Gesù, perché lo Spirito Santo siano la ragione unica della nostra vita. Gesù ci ha detto: senza di me non potete fare nulla, e senza di te non è possibile nemmeno la pace nelle famiglie. Vieni Santo Spirito e abita i nostri cuori. Vieni Santo Spirito a scuotere le coscienze. Vieni Santo Spirito ed effonditi sui nostri familiari, su di noi. Vieni a trasformare i cuori, Santo Spirito di Dio. Vieni Santo Spirito, vieni a creare comunione. Fa che sentiamo la reciproca appartenenza, specialmente con i nostri familiari. Qualcosa che non viene dal sangue, ma che viene dallo Spirito. Fa, Signore, che riusciamo a guardare i nostri familiari con i tuoi occhi. Che riusciamo ad andare oltre le apparenze, che riusciamo ad andare oltre i toni che si usano, che riusciamo ad andare oltre la sofferenza che spesse volte si manifesta in rabbia, in incomprensione, ma che nasconde ferite profonde, l'incapacità di comunicare, proprio perché dall'altra parte si ha la sensazione di essere etichettati e non ci si sente capiti. Vieni a creare un clima di ascolto, ascolto prima di tutto dello spirito, dell'anima. Signore, noi ti vogliamo chiedere perdono per tutte quelle volte che abbiamo trasformato le nostre famiglie, le nostre case, in luoghi di litigio, di contese, di solitudine. Signore, noi ti chiediamo perdono e ti chiediamo, Signore, di venire tu a regnare nelle nostre case. Vieni, Signore, metti ordine, metti pace, metti armonia. Anche in quelle situazioni che si trascinano da anni, dove c'è quel pensiero che ci dice che è impossibile che la situazione possa cambiare, perché sono anni e anni che si ripetono sempre le stesse scene. A te tutto è possibile, Signore. Finora abbiamo fatto noi con le nostre forze, ma ora ci arrendiamo e ti diciamo: opera tu. Opera tu secondo la tua misericordia,
Tu puoi aprire i cuori, Signore, tu puoi raggiungere l'intimo di ogni persona, tu puoi portare luce, puoi portare pace, serenità. Opera tu, Signore, noi ci affidiamo a te. Sì, Signore, noi ti consacriamo le nostre famiglie, le doniamo a te, perché ti possano servire nell'amore, nella fedeltà. Signore, io consacro a te la mia famiglia, consacro il cuore di mio marito, di mia moglie, consacro i cuori dei miei figli. Signore, sono tuoi, ti appartengono. Prenditi cura tu di tutti i miei cari. Vieni, Signore, e sii tu davvero il Signore della nostra famiglia, delle nostre relazioni.
perché ci siano relazioni sane, è necessario che mettiamo in pratica inizialmente proprio il perdono. Vogliamo chiederti perdono, Signore, per tutto il male che consapevolmente o inconsapevolmente abbiamo fatto ai nostri familiari. E davanti a te, Signore, con la forza che viene dal tuo Spirito, vogliamo concedere il perdono per il male che abbiamo ricevuto dai nostri familiari. Anche se in questo momento loro non ci stanno chiedendo scusa, però abbiamo bisogno di essere liberati, abbiamo bisogno che il nostro cuore torni nella luce, perché tutta questa sofferenza e la decisione di non perdonare ma di portare rancore ha fatto diventare duro il nostro cuore. E prima che aspettarci che sia l'altro a compiere un gesto di riconciliazione, vogliamo noi mettere in pratica la tua parola, Signore, che ci dice di pregare addirittura per i nostri nemici, di pregare perché solo attraverso la preghiera tu hai il potere di entrare nella loro vita e di toccarli. E se questo ce lo chiedi per gli estranei, quante più te lo aspetti, Signore, ce lo chiedi per i nostri familiari. Ci sono fratelli che non si parlano da anni, difficoltà di relazione tra suoceri e nuore, tra generi e suoceri, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra figli e genitori. Signore, tutte queste relazioni noi vogliamo viverle alla Tua luce, alla luce della Tua parola, e chiedendo forza a Te vogliamo perdonare tutto il male che abbiamo ricevuto e chiedere perdono per tutto il male che abbiamo fatto. Ci mettiamo davanti a Te, alla Tua presenza. Il tuo Spirito in questo momento è su di noi, il tuo Spirito è nel nostro cuore e ci dona luce. Fa che possiamo purificarci, Signore. Vieni come fuoco nel nostro cuore, in modo che il rancore possa abbandonarci. Vieni a bruciare tutto ciò che non ti appartiene, Signore, perché noi vogliamo essere figli della luce e questa luce la vogliamo portare innanzitutto nelle nostre famiglie. Vogliamo che la nostra casa sia come quella di Nazareth. La Sacra Famiglia viveva l'amore trinitario, e questo tu lo vuoi, Signore, per ogni famiglia.